qualche anno fa non accadeva. Quindi le violenze rimanevano nelle domestiche, la solitudine delle donne rimaneva nella loro stanza, purtroppo la sopraffazione vita a questi uomini, questi soccorsi che erano costretti a subire. Quindi ringraziamo loro per aver supportato e dato possibilità di informazione capillare, precisa, costante, continua e soprattutto dare il coraggio di denunciare. E ringraziamo la CPO regionale per questa innovazione che oggi riusciamo, diventa realtà grazie alla tecnologia, che è un dispositivo che certamente potrà salvare non solo la vita ma anche le condizioni, dare alle donne vittime di violenza dignità. Attraverso questo dispositivo le donne maltrattate che stanno per subire o che magari sono in procinto di avere, di vivere una situazione di pericolo, di dare un segnale di emergenza. Quindi la tecnologia al servizio della collettività, della società, grazie al grande intuito della CPO regionale, potrà dare loro, e quindi alle forze dell'ordine, uno strumento per poter intervenire tempestivamente. E ringraziamo soprattutto la CPO per aver sottoscritto questo protocollo che crea una sinergia con le associazioni locali del territorio affinché questa campagna di informazione possa penetrare in maniera più capillare e arrivare a tutte le donne della nostra provincia e naturalmente della nostra regione. Saluto l'eccellente prefetto che ci ha raggiunto, sempre presente in questi momenti di grande sensibilizzazione, non solo nella nostra sala consigliare ma in tutto il territorio provinciale, anche quando abbiamo fatto le manifestazioni, eventi che hanno consentito di incrementare questa campagna di sensibilizzazione. E soprattutto il centro La Fenice, che la provincia gestisce, mantiene in maniera orgogliosa, perché è un centro che ha dato, dà e darà risposte pronte e soprattutto darà sostegno a tutte le donne che purtroppo hanno vissuto vittime, hanno vissuto momenti di soccorso e quindi sono state vittime di violenza. Lascio.